Buonasera e bentornati alla TG Nord. Mi sembra un fatto politicamente rilevante, se è vero. Staremo a vedere se sarà così, sosterremo questa azione. È quanto affermato dal segretario federale della Lega Nord, nonché presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, in merito alle intenzioni dei parlamentari del PDL di dimettersi in massa qualora Silvio Berlusconi dovesse decadere dalla carica di senatore. Affermazioni queste di Maroni fatte in mattinata al Lingotto di Torino, dove il governatore lombardo insieme al governatore del Piemonte Roberto Cota ha partecipato a un convegno sulla sicurezza stradale nell'ambito dell'iniziativa Smart Mobility World. Sentiamo dunque l'intervista al governatore lombardo. Allora, Presidente, il governo continua ad attraversare un momento delicato. Cosa ne pensa delle ultime vicende? Ma ho letto queste dichiarazioni molto bellicose dei deputati e senatori del PDL che minacciano di dimettersi in massa. Mi sembra un fatto politicamente rilevante, se è vero. Se sarà così, staremo a vedere se sarà così, perché le dimissioni in massa di deputati e senatori del PDL significano due cose: fine del governo Letta e fine della legislatura. Se fosse così, noi saremmo della partita, ovviamente, perché anche noi siamo assolutamente favorevoli alla caduta del governo Letta. Ne discuteremo sabato al Consiglio federale e vedremo se questa posizione annunciata ieri sera da PDL sarà seguita dai fatti. Staremo a vedere, non sono così sicuro, visti i precedenti, però se sarà così è una novità rilevante e noi saremo della partita. Quindi Letta deve andarsene. Noi siamo l'opposizione del governo Letta. Quando un partito è l'opposizione ovviamente non è a sostegno e a favore del governo in carica. A quel punto? Intanto la fine del governo Letta e quindi la fine della legislatura. E la Lega? Che ruolo avrà? Vincerà. Grazie.